Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto è un video extra pensato sul momento dopo quello che è successo ieri sera, cioè l'infortunio di Piazza. Ora sto aspettando, magari nel mentre qui lo carico, verranno già fuori i responsi, sto aspettando appunto la notizia dell'infortunio vero e proprio, che sembrerebbe nulla di positivo, visto comunque la reazione del giocatore, insomma, dolorante, con un ginocchio che probabilmente potrebbe essere, insomma, un crociato, e quindi si sa i tempi di recupero e i problemi annessi a questo tipo di infortunio. Sperando che non sia così e sia solo, insomma, tanta paura e nulla di più, direi di fare un piccolo ragionamento sulla questione nazionale. Allora, non sono di quelli che vuole abolire le nazionali, perché ritengo comunque che le nazionali siano importanti, perché comunque è una cosa che c'è sempre stata, ha portato sempre grandi gioie e comunque grande interesse attorno al movimento. Però bisogna fare un ragionamento e pensare quali siano le priorità. Le priorità sono i club, innanzitutto, perché ritengono i diritti dei calciatori, li stipendiano, e quindi prima gli interessi dei club, secondariamente quello delle nazionali. Che non vuol dire eliminare le nazionali, ma vuol dire semplicemente tutelare i club, perché i club vanno tutelati, e come vanno tutelati i club, ma soprattutto, secondo me, non mettendo partite inutili, come possono essere un'amichevole come Croazia e Estonia, in questo caso, ma anche come Olanda-Italia, che per quanto sia una partita di livello, comunque non era utile a nessuno. Non mettere amichevoli inutili durante l'anno, in cui comunque non ha senso mettere amichevoli perché non c'è una preparazione per un evento importante come un mondiale o come un europeo, e quindi già toglieremo 3-4 amichevoli durante l'anno, perché ovviamente ogni volta spesso viene accostata una partita, insomma, una qualificazione o amichevole, e quindi già togliere questo potrebbe essere una soluzione. Quindi far solo la partita contro l'Albania, e la nazionale può tranquillamente prepararsi con delle amichevoli piccole, con dei club del posto, giusto per mettere un po' minuti sulle gambe, che comunque non è neanche necessario, perché comunque parliamo di giocatori che giocano nei club e quindi sono già al top della forma. E questa potrebbe essere una soluzione. La soluzione più radicale, diciamo, che secondo me è una soluzione molto ottima. Questo perché quando ci sono le competizioni importanti, proprio mondiale, è un conto, ma ci sono degli anni in cui ci sono i buchi, in cui appunto vengono giocate come si dice, le qualificazioni. Una soluzione è ridimensionare tutto il calendario, in modo da togliere le pause nazionali. Togliendo le pause nazionali, ovviamente si restringerebbe il campionato, perché giustamente quelle quattro soste che tolgono praticamente una settimana a testa sono praticamente un mese recuperato, che si può tranquillamente recuperare all'inizio o alla fine del campionato. Io propenderei verso la fine, perché l'inizio comunque è agosto, c'è la preparazione a caldo, quindi anche a giugno è caldo, però agosto insomma è un mese delicato, appunto perché tutti vengono alla preparazione, non sarebbe comunque utile, ma piuttosto comprimere il campionato, farlo partire sempre quindi a fine agosto, quello metà a fine agosto, e poi recuperare a maggio praticamente, quindi aprile fine del campionato sostanzialmente, più o meno, e a maggio, maggio-giugno giocare le qualificazioni, facendo appunto una grande, come dire, una grande mini season in cui le nazionali giocano, fanno le loro amichevoli in modo molto più strutturato e intelligente, quindi non mettendo come adesso amichevoli e qualificazioni in un mese che è quello di marzo, che ci porta a avere due confronti con il Barcellona, due con il Napoli, insomma marzo-aprile sono i mesi peggiori per fare queste cose qua, e infatti si è visto poi quello che è successo, perché Piazza è quello più grave, ma poi si sono infortunati anche Khedira prima della prima partita, Dybala era acciaccato e è stato in panchina fino all'ultimo, praticamente è stato in panchina anche. Non è neanche entrato, e abbiamo giocato con Bonucci che ha giocato 180 minuti dopo aver avuto anche un piccolo infortunio, dei problemi, insomma alla fine c'è sempre qualche infortunio anche nelle passate pause nazionali in cui praticamente dei giocatori nostri o quelli delle altre squadre hanno avuto la peggio. Quindi cosa fare? Secondo me questa idea qua di comprimere il campionato togliendo le pause nazionali e portare una maxi pausa nazionale a fine campionato è utile, secondo me, perché comunque di solito vengono fatti i mondiali europei, e quest'anno invece, quest'anno comunque nell'anno in cui, come quello di adesso, non ci sono tali competizioni, avrebbe fatto una cosa così molto più intelligente, perché si fa una preparazione, ma comunque ci si allena in base molto in modo continuativo, qui non ci sono delle pause che ogni volta gli allenatori non sanno chi ha allenato di più, chi di meno. Si sta un mese insieme, un bel ritiro, a giugno si è tutti a casa, vacanze, a luglio si riprende con la preparazione atletica che porta alla nuova stagione. È una soluzione che secondo me ha senso però è difficile da fare, perché bisognerebbe riformare tutto. Ovviamente facendo così vai a comprimere il campionato e resta tutto uguale, ma semplicemente queste pause non ci sono, quindi nel tempo viene recuperato. Può essere una soluzione, perché è giusto che le nazionali non vadano dimenticate, ma è anche giusto tutelare il resto dei club e dei giocatori e la loro salute fisica. E ovviamente può succedere anche che si infortunino a giugno in questa pausa nazionale, ma è un po' diverso perché comunque ci sarebbe un'estate da recuperare.
e comunque non avresti un quarto di finale di Champions League dopo una settimana. Quindi, insomma, i rischi ci sono sempre, però già, secondo me, la tutela è maggiore anche per la serietà di quello, delle decisioni che erano fatte, anche perché comunque non verrebbero fatte magari amichevoli stupide come quella Croazia-Estonia, che non ha senso di esistere. Quindi noi, questo è il mio pensiero, poi qua sotto potete dire tranquillamente quello che volete. Se la pensate come me o meno, noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Forza Juve, forza Marco, sperando che alla fine sia meno di quello che si crede. E niente, alla prossima. Ciao.